Io sono Amanda Embriaco, ho 29 anni, sono di Sanremo e sono un'atleta della nazionale italiana di canoa paralimpica. La canoa è lo sport che ho praticato sin da quando ero bambina, dall'età di 8 anni fino ai 20, e ho ripreso nel 2018, lo stesso anno in cui a seguito di un incidente stradale è stata necessaria l'amputazione di parte della mia gamba sinistra. Quando ho fatto l'incidente ho dovuto rispolverare tutte le attitudini che lo sport praticato da ragazzina mi aveva dato, cioè nel senso la tenacia, la costanza, il pormi degli obiettivi e conseguirli anche nelle giornate più difficili. La mia priorità era quella di tornare a camminare e subito dopo essere tornata a camminare la mia priorità è stata quella di correre e di spingermi ai limiti della mia nuova condizione. E quando si è trattato di scoprire i miei limiti, la domanda che mi sono posta era se fossi ancora in grado di fare canoa. Pian pianino quella voglia di tornare ad allenarmi si è accesa in me e ad oggi sono 4 anni che ho ripreso gli allenamenti. Ad oggi devo dire che sta andando molto bene perché comunque sono quarta a livello europeo e ottava a livello mondiale. Ci tenevo a registrare questo messaggio perché i messaggi delle altre persone sono stati quelli che nei momenti più duri mi hanno aiutato, cioè la testimonianza di persone, di donne che nonostante le difficoltà siano riuscite a rialzarsi e a reagire, è stato quello che mi ha fatto capire che se lo potevano fare loro, allora avrei potuto farlo anch'io ed è per questo che sono qui a cercare di spronare le donne che stanno magari vivendo un momento buio, per dirgli che comunque noi siamo più forti di qualsiasi cosa si ci possa parare davanti. Quindi buon 8 marzo!